Tranquilla, mamma. Harry sta bene. Ah, è fantastico. Amy, perché non vieni di sotto con me? Scusa, mamma. Non so che cosa mi è preso. Beh, non fa niente. Non fa niente, ho solo bisogno un attimo di tua sorella, Amy. Puoi perdonarmi, mamma. Il grande drago venne scagliato giù. Fu precipitato sulla terra, dove fu imprigionato. E i suoi angeli con lui. Apocalisse. 200 angeli ribelli sepolti sottoterra. Questa abbazia è uno dei luoghi dimenticati da Dio. Questo demone stava cercando di trovarli per creare un esercito e distruggere la chiesa. Amy, vieni qui. Cos'hai in mano, mamma? Amy, vieni qui subito. Cos'hai in mano, mamma? Questo demone si ciba di esorcisti. Un tempo aveva un piano. Attirare qui il frate. Nascondersi tra i giusti e commettere atti esecrabili nel nome di Dio. Vuole fare di nuovo la stessa cosa, usando me, per infiltrarsi nella chiesa. Quale vittoria più grande per il diavolo? Che rivendicare l'anima dell'esorcista del Papa. Forse. Ma ora sappiamo come si chiama. Abbiamo ciò che ci serve per batterlo e salvare il ragazzino. L'unica cosa che può sconfiggerci siamo noi stessi. Lui userà i tuoi peccati contro di te. Devo fare la confessione. Con me? Sei un prete, no? Perdonami, padre, perché ho peccato. Confida nel Signore. Io voglio parlarti di cose che ho confessato in precedenza, ma che continuano ad essere un fardello. Nel 1942, durante la guerra, mi sono unito alla Resistenza e ho combattuto i fascisti. Tanti miei amici sono morti uccisi dai proiettili tedeschi. Perché loro e non me. I loro corpi morti mi parlavano nei miei sogni. Morire in guerra è eroico. Sopravvivere a una guerra complesso. E poi ho iniziato a capire che la mia vita era stata risparmiata. Era mia responsabilità darle uno scopo e questo significava servire Dio.
In tutti questi anni ho cercato di far mio quello che è scritto in Matteo. Ciò che fate ai vostri fratelli più piccoli, lo fate a me. Ma quando contava davvero, ho fallito. Thank you.